Ragazzi, calma, 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 calma. Iniziamo, fallo uscire da lì, fallo uscire da lì. A me l'hanno insegnato. Oh, Moreno, ho la sostituzione o devo dare il rosso? Prima di iniziare, ragazzi, io ci sto mettendo la faccia, sono infortunato. Non ho mai fatto l'arbitro, ma lo sto facendo, anche se ho tolto il gesso da 2 settimane. Cerco di portarvi con me nelle mie esperienze. L'unica cosa che vi chiedo è una piccola iscrizione al canale. Quindi più del 50% di voi guarda i nostri video senza essere iscritti. Ci mettete veramente 3 secondi, ragazzi, controllate. Anche se guardate i video dalla TV, prendete un attimo il telefono, fatemi questo piacere. Cerchiamo di arrivare al 1 milione di iscritti, perché al 1 milione di iscritti ci sarà davvero, davvero una delle più grandi sorprese di YouTube Italia. Grazie in anticipo a chiunque lo farà e supporterà il canale. In questi anni ho detto le peggio cose sugli arbitri. Arbitri di terza categoria che ci hanno fischiato rigori e dato dei cartellini rossi veramente senza senso. Pensate che abbiamo fatto una partita dal 30° minuto in 8 contro 11. Insomma, il ruolo dell'arbitro nel mio canale è sempre stato un pochino criticato. Quest'oggi però l'arbitro lo voglio fare io. Perché si sa, noi popolo di italiani siamo tutti quanti giocatori, mister e soprattutto arbitri. Ora basta però, vediamo se fare l'arbitro è così difficile. E quindi siamo qua, e devo subito dire che non ho iniziato la mia carriera da arbitro nel migliore dei modi. Infatti sono stato designato arbitro per la partita amichevole Bolgiano Play to Give, dove ovviamente sono arrivato in ritardo. Ecco, lo so, diciamo che non era il modo perfetto per iniziare una carriera da arbitro, però non è colpa mia, non si trova parcheggio e ho litigato anche per il parcheggio. Allora io vi dico soltanto questo, che non sono un arbitro. Piacere. Capitano. A lei. Allora ragazzi, scusate per il ritardo in primis, poi vi volevo soltanto dire che io due cose: non sono arbitro, questa è la mia prima partita, magari lo diventerò, non lo so. È un amichevole, quindi giochiamo tranquilli, cercherò di fare il mio meglio ovviamente. E altra cosa, io ho appena tolto il gesso, quindi non riuscirò a correre, camminerò. Vi chiedo soltanto di aiutarmi in qualsiasi occasione. Per il resto poi mi hanno detto cambi volanti, possiamo iniziare ragazzi. Cartellini ci sono. Cartellini ci sono. Cartellini ci sono. C'è tutto. Ho fatto subito conoscenza con i due capitani delle squadre e con tutte le squadre, dove appunto ho chiesto di aiutarmi, perché uno è la mia prima partita, due ho appena tolto il gesso, cammino veramente a stento. Già sono miope, quindi sarà anche difficile, ma farò il massimo per evitare più fuorigiochi possibili. Per continuare voglio mostrarvi lo sponsor che ha reso possibile questo video. Stiamo parlando di Airup, la prima e unica borraccia che dà sapore all'acqua solo tramite l'olfatto retronasale. Tranquilli, è più facile di quello che pensate. In realtà si tratta soltanto di ingannare il nostro olfatto. Basta scegliere il pod, inserire il pod, alzarlo e magicamente sto bevendo dell'acqua che sa di frutti rossi e limone. E per noi ragazzi che facciamo sport è fondamentale. Lo sapete, bere tanta acqua è importantissimo. E grazie ai RAP abbiamo uno stimolo in più per berla continuamente. D'altronde siamo più invogliati, possiamo dare un sapore all'acqua, però facendola rimanere acqua. Tra l'altro ci sono tantissimi gusti di pod: pesca, limone, fragola, anguria. E questa può essere una soluzione ottima anche per tutte quelle persone che non possono ingerire troppi zuccheri dalle varie bevande. Io infatti ringrazio ancora i RAP, soprattutto per me in questa fase di riabilitazione con la gamba e con lo sport. Ai RAP mi aiuta a bere tantissima acqua, però scegliendo gusti diversi. E vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistarlo anche voi. E tra l'altro vi lascio il mio codice sconto Jackson10, che vi permetterà di ricevere un 10% di sconto. Io bevo l'ultimo sorso e continuiamo con il video. Portiere? Portiere? Tutto pronto, si parte per questa prima partita come arbitro. Tra l'altro un campo molto difficile, perché non è un sintetico ed è difficile sia per i giocatori in campo, che appunto avranno a che fare con un rimbalzo non tanto controllato, e anche per me, perché comunque sapete vengo da un brutto infortunio. Questa è la prima volta che tocco un campo da calcio post infortunio dopo aver tolto il gesso, quindi sono molto felice di questo. Però ecco, non posso correre e anche soltanto camminare mi fa molto male, quindi devo tenere un pochino il freno a mano tirato. Intanto qua occhio, perché c'è un lancio lungo per Moreno e qui devo intervenire per la prima volta, perché infatti andiamo a rivedere il replay
E c'è il brutto fallo su Moreno. Ovviamente non è sanzionabile con un cartellino. Arrivo, arrivo. La barriera? Però viene fischiato. Cerco di fare la barriera con 6 passi di distanza. E allora Moreno è tutto pronto per mettere dentro questo pallone. Chiama lo schema, Luchino. Attenzione però, perché sbaglia tutto. Può partire il Bolgiano in contropiede con questo numero 7 velocissimo sulla fascia che evita due giocatori. Riesce anche a tagliare perfettamente il gioco. Occhio, numero 4, palla dentro. Riesce Miki ad anticipare. È una play to give comunque con tanti giocatori nuovi, e anche appunto di questo ne parliamo, perché arriveranno i provini della play to give che vedremo insieme, quindi questo è un piccolo spoiler. Calcio d'angolo per il Bolgiano, che prova subito a mettere dentro il pallone. Riesce ancora Miki a spazzarla, non Mulo, che però è molto fortunato perché il numero 11 del Bolgiano non va a concludere in porta. Qui intanto fischio il mio primo fuorigioco, non in terza categoria purtroppo, perché appunto è un amichevole. Fischio il mio primo fuorigioco, la chiamata sembrerebbe essere giusta, essere corretta. Sicuramente arbitri che starete guardando questi video, aspetto tantissimi commenti. Anzi, ditemi anche, secondo voi ce la potrei avere un'ipotetica carriera da arbitro? Non lo so, io chiedo tutto a voi. Intanto vediamo ancora la play to give che prova ad avanzare in qualche modo. No. E qui vedete, lascia andare, sono un po' all'inglese, sono un po' quell'arbitro da Premier League che lascia continuare il gioco, deve essere proprio sicuro per far fermare il gioco appunto. Intanto occhio, perché c'è Chris, il portiere della play to give, che sbaglia e regala il pallone e quindi il gol dell'1-0 al Bolgiano. Brutto errore, un bruttissimo errore, e guardate come prendo nota del marcatore sul taccuino magico. Ehi! Però occhio, perché qui si scatena un attimo una mezza rissa con Moreno, mentre segno sul cartellino il numero del marcatore. Calmi ragazzi! C'era una leggera rissa che continua. Ragazzi, calma. Oh, però Moro, dai, basta. More. Vieni. Aspetta. Perché non esce con me? Allora, ragazzi, allora. Ma guarda sto bimbo. Aspetta. More, lì qua. Moro, vai. Ma che ha tirato il cartello? More. Neanche pestato il piede, cioè che cosa volete? Sistemiamo subito questa cosa, perché sennò... Devi sistemare, gli devi dire di parliamo, uscire. Parliamo, no, parliamone. Sennò sono costretto a dare il giallo a tutte e due. Guarda. Chiamami il... Oh, Moro. Vieni qua. Ma non è che ha fatto il cambio? Ha fatto il cambio? Ha 13 anni, diciamo. More. Cosa? Rispetto se chiama. Si aspetta. È uscito il 2. È uscito il 2. Calma ora. Calma. È uscito. Calma. Se non gli diamo, lasciatelo fare. Per favore, che cazzo, dai! Mister! Impara l'educazione! Sicuro è tuo figlio! Sicuro è tuo figlio! C'è il cambio! Sicuro è tuo figlio! Abbiamo fatto un minuto di gioco, neanche. Sicuro è tuo figlio. Bravo, fai il cambio. Sicure Carlo, iniziamo. Fallo uscire da lì. Fallo uscire da lì, è peggio. Cosa dobbiamo fare? Non partiamo più dopo. È gol, avete fatto gol voi. Siamo venuti per beneficenza. Allora, sono gli altri, signore, a me non interessa. More! Abbiamo fatto 10 minuti di gioco, neanche. Basta, amore. Dai! Cosa devo fare? Lo sto facendo fuori. Mister, o fa il cambio o devo tirare rosso. Allora forza, dai! Moreno. Allora. A me l'hanno insegnato. Oh, Moreno, ho la sostituzione o devo dare il rosso? Oh, ma sono fuori di qua, ma che cazzo vuoi? No, sono fuori di qua.
Te lo do, amore, eh? Fuori di qua io. Le parole. La sostituzione la puoi fare anche di qua. Sì, ok, ma stai interrompendo la partita. Sto interrompendo, sei tu che non stai. No, stai interrompendo la partita. Dai. Dai. Ha messo qualcuno. Rimessa. Ha messo Manfredi. Rimessa bianca, dai, battiamo però. Dai, ragazzi. Moreno, non è possibile che anche in un amichevole dove faccio l'arbitro fai impazzire tutti, non è possibile. Allora, che cosa è successo? Che cosa è successo? Vi spiego la situazione. Perché io avevo fischiato il gol e poi c'era semplicemente da continuare, anzi da riniziare. E avete visto che una cosa tira l'altra, si è creata questa mezza rissa con Moreno, con un giocatore della squadra avversaria. Allora, il casino principale è stato che Moreno non voleva uscire dal campo perché io a una certa ho detto: mister, fai fare la sostituzione, perché altrimenti sono costretto a dare il rosso. Ripeto, anzi, non è che ripeto, vi voglio spiegare la situazione, perché io fossi stato in una partita normale, quindi in una partita magari terza categoria o di campionato, io lì avrei estratto il rosso dopo due parole di Moreno, per come ho la mia visione da arbitro, perché non è possibile che un giocatore si rivolga così nei confronti di un arbitro o che vada a fare certe dinamiche. Però mettetevi nei miei panni, a parte che io conosco Moreno personalmente e so che lui è così, che ci vogliamo fare. E poi ragazzi, era un amichevole, cosa faccio? Do il rosso, che poi erano quasi 15 minuti, capito? Quindi, cioè, io magari l'avrei anche estratto il rosso, però al secondo tempo, dopo 15 minuti, un amichevole prende una piega completamente diversa e comunque... Capite che non potevo estrarre il rosso in un amichevole, ma l'ho fatto con Moreno, l'avrei fatto anche con un altro giocatore della squadra avversaria. Infatti poi, dopo un bel po' di dinamiche, dopo essermi preso anche un mezzo insulto, cosa che ripeto, un arbitro normale lì avrebbe estratto il cartellino rosso, magari anche in un amichevole, io ho voluto lasciare andare soltanto perché erano passati 15 minuti, ma ho detto: mister, o mi fai la sostituzione, cosa che era successa anche con l'altro giocatore della squadra avversaria, il mister avversario, anzi, senza nemmeno che io glielo chiedessi, ha tirato fuori il suo giocatore. Quindi, dopo che mister Chiaramonte ha sostituito Moreno, ho detto: chiudiamo 5 occhi, perché ho chiuso 5 occhi, ho cercato di sistemare, di tenere la situazione in maniera più calma possibile. Io ero arbitro da 15 minuti, succedono già ste robe, però tutto è bene ciò che finisce bene. Ripeto, non ho estratto il cartellino rosso solo per questi motivi. Anzi, nei commenti fatemi sapere, voi avreste espulso Moreno oppure no? Comunque, continuiamo. Rimessa quindi play to give dopo tutto il casino che è successo, sicuro ragazzi, se dal primo minuto mi avessero detto: guarda che dopo 15 minuti c'è una mezza rissa con quasi cartellino rosso, non ci avrei mai creduto ragazzi. Comunque, calcio d'angolo per il Bolgiano al 17esimo minuto, palla che passa e che trova anche il gol, 2-0 Bolgiano, una play to give che... A parte tutto, sembrerebbe ancora non essere entrata in partita. Io segno sul mio taccuino magico il 2-0 e andiamo a vedere un'altra azione, perché comunque siamo soltanto al 20esimo minuto. Qui la Petugive prova ad attaccare, però perde subito palla e occhio al Bolgiano che va al lancio lungo, ma arriva il fischio, perché ragazzi... Ho visto il fuorigioco, ripeto, aiutatemi sempre nei commenti. Cioè, non è che aiutatemi, anzi, datemi un voto, perché anche qua io fischio, secondo me era corretto fischiare, vado a dare le mie spiegazioni ai ragazzi. E prima ho fischiato un fuorigioco che comunque qualcuno in campo mi ha, tra virgolette, sgridato o comunque mi ha chiesto spiegazioni. È una cosa importante che io vorrei davvero nei commenti la vostra opinione. Vorrei la vostra opinione per le mie decisioni, perché comunque ho preso anche delle decisioni che magari non per tutti potrebbero essere corrette. Qui occhio però, perché... Rigore, rigore. Vieni. 3. 3. Tutto a posto? Posso, sì, sì. Sei? Chiedi a Cuba. Cuba. Vieni, vieni. Posso un po' d'acqua? Posto? Cioè ragazzi, il mio primo calcio di rigore fischiato in un amichevole in terza categoria, questo era clamoroso, è arrivato anche il mio primo cartellino giallo dato in terza categoria in amichevole. Vabbè, questo qua ragazzi era
clamoroso, un fallo netto. Fallo netto, ero lì, ho visto tutto, avevo tutto sott'occhio e quindi calcio di rigore. Mezz'ora di gioco, ipotetica possibilità per il Bolgiano del 3-0, che arriva con un calcio di rigore perfetto, ragazzi, ha tolto le ragnatele. Andiamo a rivedere questo bellissimo mancino. Chris tra l'altro intuisce, ma ragazzi il rigore è veramente perfetto. Fatemi sapere anche questo, però su questo qua penso che non ci siano molti fraintendimenti. Ecco, era un rigore nettissimo, anzi clamoroso, al limite del cartellino rosso, era un cartellino arancio. Qui intanto... No, era davanti. Ho visto così. Iniziano, anzi continuano, un po' di lamentele da parte della panchina di casa. La panchina del Bolgiano, soprattutto il mister, mi richiamava spesso. Io, vi ripeto, cercavo di guardare tutti i giocatori. Soltanto che la parte difficile degli arbitri in queste categorie è che non hanno i guardalinee. Quindi o guardano l'azione di gioco o guardano i giocatori in linea per il fuorigioco. Immaginate me, alla prima esperienza, con il clima teso che si era creato dopo il rigore, dopo l'episodio di Moreno. Però, come ho detto al mister, io ho fischiato quello che vedevo. Iniziano, anzi, continuano un po' di battibecchi con la panchina di casa, perché io sto fischiando fuori. I fuorigioco. Era fuori. Due fuorigioco di fila fischiati e quindi... L'allenatore della squadra del Bolgiano comunque mi ha richiamato. Continuata. La partita si faceva sempre più tesa e allo stesso tempo interessante, perché comunque io ci avevo preso gusto. Qui intanto, guardate, c'è un episodio un po' dubbio. Non è fallo. Si è lasciato andare, si è visto proprio. È scivolato, poi non è caduto. È scivolato. Allora, io qui, secondo me, ho fatto un piccolo errore perché in questo caso, soprattutto con un punteggio di 3-0, praticamente a fine primo tempo, dovevo fischiare subito. Invece, siccome ho visto che il portiere mi sembrava si fosse un attimo lasciato andare, ho fatto continuare, però il portiere poi è rimasto giù. Quindi, ecco, qui, secondo me, ho sbagliato e avrei dovuto fischiare subito. Il Bolgiano quindi prova ancora a spingere al 44esimo con questo lancio, questa volta perfettamente regolare, e attenzione, viene leggermente spinto ma non è mai fallo e arriva così il 4-0. Andiamo a rivedere con Chris e Davide Almeida, che hanno fatto un piccolo pasticcio difensivo. Comunque la play to give fino alla fine prova a rientrare in partita, ma finisce il primo tempo. Ragazzi, che dire, primo tempo andato, mi sa che il mio lo sto facendo, cioè magari ci sarà una nuova carriera arbitro, non lo so ragazzi. Comunque no, devo dire, mi sto divertendo un sacco, fa veramente strano e sono felice perché comunque in un modo o nell'altro sto comunque ricalpestando il Manterboso, che tra l'altro non è sintetico, quindi mi sta facendo malissimo. Però, come ho detto dall'inizio, ragazzi, ancora zoppico, non posso correre purtroppo, quindi certe situazioni, certi fuorigioco, faccio un po' di fatica a fischiarli. Spero di star facendo il mio e niente ragazzi, punteggio molto solido, perché la play to give, diciamo che sembrerebbe non essere ancora entrata in campo. C'è stato un piccolo diverbio con Moreno a fine primo tempo, in una partita normale non amichevole lì avrei estratto il rosso che ho nel taschino l'avrei estratto. Però qui ragazzi non mi sentivo di tirare fuori il cartellino rosso, alla fine mi sono messo d'accordo col mister e ho fatto effettuare la sostituzione in modo tale da poter continuare l'amichevole in modo, come dice appunto il nome, amichevole. E adesso niente, ci aspettano gli ultimi 45 minuti, io continuerò a fare il mio, vediamo se il mister della play to give effettuerà qualche cambio. Per ora ho dovuto estrarre soltanto un cartellino giallo nel momento del calcio di rigore, che mi sembrava d'obbligo. Ci vediamo dopo. Si riparte quindi con il secondo tempo, la play to give ha effettuato tantissimi cambi, il punteggio per adesso è di 4-0 e il Bolgiano viene subito pressato dalla play to give. Qua attenzione, perché lascio proseguire un'azione molto importante con la play to give che prova ancora a partire in contropiede. Attenzione, perché qua c'era una leggera spinta che questa volta viene fischiata. Calcio di punizione, andrà a battere il rientrante Moreno, faccio la barriera,
tutto pronto. Moreno, da lontanissimo, va a cercare la porta, palla che diventa quasi un assist, non sfruttato però dalla Pletuvive. E allora PES dentro per qualche nuovo innesto che, ragazzi, lo conosceremo sicuramente meglio. Occhio qua intanto a Moreno, che riesce in qualche modo a recuperare palla, dribbla un avversario, ne dribbla due, cade in area di rigore e qui, ragazzi, io fischio. Rigore. No, 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 toccato, ragazzi, dai. No, toccato dentro, rigore, ragazzi. È rigore. Secondo calcio di rigore della partita, purtroppo non si capisce benissimo dalle riprese, è quella classica finta di Moreno che in un modo o nell'altro il calcio di rigore te lo chiama. E quindi, ragazzi, io ho visto proprio Moreno che... Si sa, lui casca in maniera forse troppo plateale, però è stato colpito. Quindi calcio di rigore. Sono arrivate anche un po' di lamentele questa volta dai giocatori del Bolgiano. Mi hanno chiesto un po' di spiegazioni, mi hanno detto si è buttato. Però io sono rimasto fedele alla mia scelta. Ho indicato appunto il dischetto e andrà lo stesso Moreno a battere il rigore. Dal calcio di rigore va lo stesso Moreno, che spiazza il portiere e accorcia con il gol della bandiera 4-1. Play to give, siglo sul taccuino magico anche il gol di Moreno, ma adesso è tutta un'altra play to give, perché ancora Moreno prova ad avanzare e a tirare in porta. È mano, ragazzi. E fischio, il secondo rigore dopo praticamente una manciata di minuti, roba che magari nessun arbitro avrebbe fischiato. Però, ragazzi, cioè, si vede proprio, il pallone stava andando in questa traiettoria e ha colpito la mano. Cioè, si vede proprio che colpisce la mano. Quindi lì me la sono sentita, ho detto, appena fatto gol su rigore, dopo un paio di minuti si guadagna un altro rigore, tra l'altro Moreno, però secondo me c'è e quindi ho avuto il coraggio di fischiare. Ah, ripeto, ragazzi, magari nei commenti ditemi che ho sbagliato, però spiegatemi nel caso il motivo del mio errore, perché, ripeto, secondo me, e anche rivedendo poi adesso al VAR, il tocco di mano c'è, si vede proprio la mano che viene colpita e svolazza, e questo poi non sarebbe arrivato in porta, magari non sarebbe entrato in porta, non avrebbe fatto gol, però si vede proprio che la mano è sulla traiettoria, quindi ho avuto il coraggio e magari ho fatto la scelta giusta di fischiare il secondo calcio di rigore subito per la play to give. Dal calcio di rigore questa volta va Ortelli, che prima lo sbaglia e poi si ritrova il pallone proprio lì, semplice per infilarlo con un tap in e sigla così il 4-2. Mister. Ma cosa è successo in tutto questo? Perché dopo che Ortelli ha fatto gol sul calcio di rigore, il mister del Bolgiano ha continuato ancora ad inveire contro l'arbitro, ossia contro di me, chiedendo spiegazioni sul rigore e chiedendomi addirittura di farlo ripetere per delle ipotetiche persone dentro l'aria. Però, da come si può vedere qui in questo screen, al momento del tiro nessuno era dentro l'aria ed è arrivato addirittura ad entrare in campo ed era un amichevole e sapeva benissimo che io stavo facendo il video e stavo facendo tutto. Cioè, ragazzi, io adesso mi metto nei panni di un povero arbitro, qualsiasi altro arbitro che avrebbe fatto una cosa del genere, quindi fischiare il calcio di rigore dopo due minuti dall'altro rigore e poi convalidare un rigore con un mister che ti entra in campo, sarebbe stato linciato. Poveri arbitri, davvero, ragazzi, io a fine video dirò un messaggio importante. Guardate il video fino alla fine, perché ancora non è finito. Sta di fatto che secondo me il rigore c'era e tra l'altro era stato battuto anche correttamente. Partita riapertissima e un'altra play to give intanto. Siamo sempre sul punteggio di 4-2 al 17esimo minuto con Moreno che prova a dare il pallone dentro per il numero 17 da play to give, che è un nuovo ragazzo che vi presenteremo ai provini, e qui non fischio il terzo rigore, ovviamente. Intanto qua Mulo riesce a far passare il pallone, c'è un tiro con un altro ipotetico tocco di mano, questa volta però non me la sono sentita di dare il terzo calcio di rigore dopo tutto quello che era successo e col mister avversario del Bolgiano che mi entrava in campo. Quindi magari c'era anche il terzo rigore per la Petoghib, però magari anche qua sto sbagliando, ho sbagliato, non me la sono proprio sentita, ragazzi. Qui intanto, mamma mia.
fallaccio. Mamma mia che fallo, questo qua potevo anche estrarre il cartellino giallo, eh. Era un po' un fallo al limite. Siamo negli ultimi 15 minuti della partita e la Play to Give comunque sta spingendo davvero tanto, soprattutto con i ragazzi provinanti che stanno facendo appunto il loro esordio, seppur in amichevole, in Play to Give. E poi tanti altri ragazzi che ovviamente sono un po' i titolarissimi della squadra. E tra cui questo nuovo portiere che sembra molto interessante, gioca molto dal basso, come piace al mister Chiaramonte. Lo scopriremo. E occhio perché qua succede un fattaccio. Lancio lungo. Io fischio il fuorigioco. Mamma mia ragazzi, questo è un errore clamoroso, questo qua è un errore clamoroso, mi sono distratto un attimo e il pallone che è stato lanciato e con la cosa dell'occhio sono riuscito a vedere Pes che faceva la trappola del fuorigioco, non vedendo però, perché io l'ho proprio girato così, l'altro difensore della Play to Give che era almeno 5 metri dietro, non era mai fuorigioco. E lo so ragazzi, che vi devo dire, è un errore indelebile quello che ho commesso. Non è che posso fare la prestazione perfetta fin da subito, soprattutto senza guardalinee che mi dà una mano. Calcio d'angolo comunque, Play to Give, con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e arriva sulla testa di Moreno, che al 41esimo minuto riesce a imbucare per la seconda volta il portiere e sfilare il gol del 4-3. Finisce così. È stato clamoroso anche per questo, ragazzi. Una mezza rissa dopo 15 minuti, dove dovevo già estrarre il cartellino rosso, ma non l'ho estratto perché era un amichevole. Tre calci di rigore fischiati, tra cui due nel giro di 3 minuti, qualche fuorigioco azzeccato e uno completamente sbagliato. Insomma, date un voto alla mia prestazione da arbitro. Comunque tranquilli, le mezze risse sono state sedate, come sempre. Del resto era un amichevole, ma si tratta sempre di terza categoria. Io comunque vi lascio a un discorso e ad una riflessione che ho fatto, perché secondo me il mondo degli arbitri è un mondo davvero difficile da capire. Per capire un arbitro, mi ci metto in prima persona, lo sono dovuto diventare. Comunque, prima della chiusura del video, vi ricordo, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina, road to 1 milione di iscritti. Tutti gli arbitri che state guardando questo video, commentate qua sotto nei commenti e datemi un voto alla prestazione. Vi lascio con la chiusura del video, ascoltatela benissimo perché ci tengo davvero. Deve fare il fenomeno, lascialo. Ok ragazzi, partita finita. Dopo questo video non criticherò mai più nessun arbitro, né CSI né terza categoria, perché capisco quanto sia difficile arbitrare. E anzi, mi è capitata anche un'amichevole, una partita facile. Non vorrei mai arbitrare una partita seria. È molto difficile fare l'arbitro, però spero che vi siate divertiti. Io mi incazzo più sulle amichevoli che sulle partite normali. Questo incazzo proprio come gioco. C'è un primo tempo. Sì, è stato 4-0-3-0 praticamente. C'è un primo tempo che ci passeggiavamo per il campo. Proprio questi amichevoli mi mandano in bestia. Cioè, uno deve giocare con intensità, soprattutto in questi amichevoli in cui ti puoi permettere di sbagliare. Cioè, ci sono dei giocatori che non hanno mai giocato, che hanno bisogno di minutaggio, entrano in campo così a passeggiare. Il campo è un po' difficile oggi, eh? Il campo è difficile. Ma in terza categoria si incontrano campi buoni, campi cioè come questi, e anche peggio. Cioè, più il campo è peggiore, più devi correre un po' di più. Più c'entra la condizione fisica, più c'entra la corsa, e bisogna correre. Ho visto tanti giocatori nuovi, sì. Chissà per l'anno prossimo. Faremo anche dei video su di loro. I video provini. E vedremo chi selezioneremo per il prossimo anno. Invece abbiamo fatto un provino ZV arbitro. Cazzo, ZV arbitro. Come sta? Ovvio, ho fissato anche due rigori, eh. Anche a loro però. Beh, ma cavolo, l'ha ammazzato, era da rosso quello, sì, neanche. Sì. Da giallo. C'è anche un terzo per noi, però che dopo averne fischiati tu hai detto non posso fischiare il terzo. E quindi se sempre di mano mi avrebbero fucilato. Già il mister avversario visto come prima volta, dai, cioè come prima volta va bene, però c'è da migliorare anche sul ruolo dell'arbitro. Io ho detto infatti una cosa, che non mi permetterò più di dire nulla nei video contro gli arbitri. È difficile, perché, no, madonna, è difficilissimo, soprattutto nel fuorigioco qua che gli ho fischiato a loro, clamoroso. Sì, perché te stai guardandoci da una parte, non hai mai la visuale di tutto, no, di tutto a parte la difesa. A parte che, vabbè, ero zoppo, ok. Però io sto guardando Moreno che stava litigando.
guardando. Nel primo tempo, normale, non guardando Moreno, ha rischiato di fare una rissa. Adesso lo sto guardando. Senza guardaline è impossibile per un arbitro vedere bene i fuorigioco. No, più o meno quanti fuorigioco sbagliato? No, ma pochi. C'è 2-3 secondo me. Buona media, dai. Ci sta, posso arbitrare in terza categoria. No, ma cioè, come quelli che ci arbitrano a noi, hanno fatto il corso, sono allenati, comunque sempre 2-3 a partita e sbagliano. Ma infatti, ragazzi, chissà, in un futuro faccio pure l'arbitro, no, vabbè. Mi basta il calciatore, anzi, sono felice perché seppur zampettando siamo tornati in qua. In tinta, tre scarpe in tinta, Sì. È bello. Sì. Seppur zampettando siamo di nuovo tornati sul campo da calcio. Quindi si è un po' mosso, quindi. Ha voglia. Mi fa malissimo tutto. Per settembre torno, mi sta facendo ancora c'è fisioterapia? Certo. E dopo questo, ragazzi, ci vediamo. Iscrivetevi e ci vediamo venerdì con la 100 Tiri Cup. Ciao ragazzi.